Noi abbiamo un'urgenza come Paese Italia che non è solo quello di riconoscere che c'è un problema sui cambiamenti climatici, ma quanto quello di operare per il contrasto ai cambiamenti climatici. È il momento di avere una leadership mondiale di tipo ambientale che l'Italia fortunatamente sta già conquistando, tenendo conto che abbiamo le tecnologie ambientali di miglior livello mondiale. Due cose dobbiamo dire sulla plastica. L'uno, noi ovviamente spingiamo molto sul plastic free per due ordini di motivi. Uno, perché le plastiche monouso e quindi l'uso e getta, non biodegradabile tra l'altro, è veramente uno spreco di risorsa. Ma due, anche perché così ognuno di noi si sente partecipe di poter fare qualcosa per la tutela dell'ambiente. Ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che ci sono dei lavoratori del paese Italia che lavorano nel settore delle plastiche, per cui presso il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico già si erano aperti dei tavoli di confronto, continueranno affinché queste persone possano modificare la loro produzione rimanendo sul biocompostabile e il biodegradabile. Quindi vuol dire non lasciare mai dietro nessuno, ma tutelare anche l'ambiente. Questo è, diciamo, un elemento significativo per un paese che vuole avere sempre di più questa leadership ambientale, però non a carico dei lavoratori. Abbiamo tutto un piano che riguarda l'erosione, che rientra nel grande complesso della idrogeologia e anche erosione d'Italia, dove abbiamo quasi 12 miliardi di euro e dove noi stiamo materialmente dando fondi su progetti esecutivi, che questa è la cosa importante, non fondi e basta, ma fondi su qualcosa che realmente si fa. Proprio l'Emilia Romagna ha ricevuto fondi importanti recentemente, io ero ministro dimissionario, ma non mi sono fermato per questo, io ho assegnato i fondi proprio all'Emilia Romagna, era 14 agosto, vado a memoria. Perché? Perché è importante ed è lì che noi poi misuriamo come risolvere le fragilità di un paese come l'Italia, che per l'80% soffre di dissesto idrogeologico e di erosione, quindi quasi tutta l'Italia. I fondi ci sono.